Grazie per essere qui, incominciamo, ci siamo tutti, c'è anche Francesco che in arrivo da Roma, insomma, delle scusanti, lo perdoniamo. Avevamo pensato a questo incontro nell'ambito delle attività della settimana DES UNESCO 2013 che ha per tema il paesaggio, bellezza e creatività. Sul tema del paesaggio ci siamo confrontati su più fronti in questi anni, coinvolgendo le scuole, collaborando in azioni con enti locali e anche con il supporto del Politecnico, in alcune attività che intercettavano il paesaggio come tema, diciamo, su scenari di pianificazione, diciamo, di area vasta. Avevamo pensato qualche tempo fa, in realtà era agosto, eravamo su una secca. Avevamo pensato a una serata tranquilla da passare con qualche amico, mentre eravamo in una situazione abbastanza burrascosa. Diciamo, lui era al comando di un'imbarcazione, eravamo arenati in quel di Porto Cesareo su degli scogli eccetera, eravamo andati lì per chiacchierare, allora abbiamo detto no, troviamo un posto più rilassato, più tranquillo, tipo la piazza sotto casa mia, perché in realtà, diciamo, noi abitiamo questo spazio, lo abitiamo per scelta perché abbiamo qualche anno fa pensato, diciamo, di testare come poteva essere, diciamo, un approccio diverso all'abitare sostenibile. Eccetera. Quindi siamo qui intorno a questa piazza, a questa fontana che per noi è un riferimento paesaggistico, perché cambia con le stagioni, cambia durante la giornata, è vissuta e frequentata non più come lo era un tempo sicuramente, dove il borgo era pieno anche di attività artigianali, diciamo che adesso nella parte più centrale latitano un po'. Vi presento gli ospiti, oltre a Francesco Marocco, che è uno scrittore ed è un docente di urbanistica e paesaggistica presso l'Università della Basilicata, Franco Arminio, scrittore, poeta, paesologo, insomma, che abbiamo il piacere di avere qui, e Giovanni Pugliese, che con noi ha organizzato, diciamo, questa serata, che capitano di lungo corso Giovanni Pugliese e di Putignano, e siamo stati da lui a seguire qualche tempo fa, diciamo, un altro intervento di Franco Arminio nell'ambito, diciamo, di una iniziativa che aveva sempre per tema il paesaggio, con il tavolo della bellezza di cui Giovanni è promotore e animatore sul territorio. Bellezza e creatività. Un luogo esiste solo se raccontato, leggevo in uno degli scritti di Franco Arminio e di Francesco Marocco, che su alcuni temi, diciamo, hanno delle convergenze, nonostante, diciamo, percorsi di partenza che siano diversi. Per questo abbiamo pensato ad averli insieme qui oggi, perché l'elemento, diciamo, della scrittura che li unisce, però è un elemento che parte da posizioni, diciamo, nettamente diverse fra loro. E ci piaceva capire come la lettura del paesaggio, che può essere quella di Franco Arminio, che si sofferma sul tema della paesologia, essendo diventato, diciamo, esponente di punta, diciamo, in questi ultimi anni, si possa confrontare con un approccio che deriva, diciamo, da un punto di vista formativo, per quanto riguarda Francesco Marocco, invece, da una formazione tecnica legata all'urbanistica e al paesaggio. Che cos'è la paesologia? Potrebbe essere un elemento, diciamo, di rottura per dare la parola a Franco Arminio e iniziare a capire da dove nasce questo suo percorso di ricerca che lo ha portato fino a qui. C'ho questo qua, mi pare, si sente? Ah, okay. Buonasera intanto, grazie per l'invito e grazie a voi per la presenza. Beh, io ho sempre vissuto in un paese, un piccolo paese dell'Appennino meridionale, a cavallo tra la Puglia e la Campania, in provincia di Avellino,
Direi che per prima cosa il paesologo sta in un paese, la prima regola, sono un residente a oltranza, sta in un paese. Stato oggi è il 23 novembre, è l'anniversario del terremoto di Spino, io avevo 20 anni quella sera e proprio ricordo quando sono uscito da casa mia per andare in piazza a capire un po' cosa era successo. Non sapevo ancora che cosa era successo negli altri paesi. Disse, ma questa cosa mi cambierà la vita. Resterò qua, d'ora in poi sarà tutto diverso. E in fondo così è stato. Perché poi nel 2003 scrissi un libro, si chiama Viaggio nel cratere, che era proprio un racconto di paesi del terremoto 20 anni dopo. E in quel libro, diciamo, usai questa parola appunto del paesologo. In realtà, dovendo dirlo adesso, faccio una cosa molto semplice, molto anche banale. Cioè, io viaggio nei dintorni. E questo viaggiare nei dintorni deriva un po' da due impossibilità, in qualche modo. La fatica di stare in un paese, perché stare in un paese è tutt'altro che facile, in un paese come adesso. E la difficoltà a credere nei luoghi lontani, nei luoghi, non ho mai pensato di andarmene a New York, in Australia. Quindi tra queste due impossibilità, diciamo, una soluzione di compromesso, viaggiarne dintorni. Che è anche comodo, la sera te ne torni. Se posso dire, e questo non è a mio vantaggio, lo dico proprio come sensazione che mi sto facendo, che alla fine è anche una forma di una farmacia alla buona, la paesologia, nel senso che tu vai, una farmacia, una sorta di terapia, così un po' alla, so quante terapie ci sono, la cromoterapia, le terapie più strampalate. Allora uno potrebbe dire, in quel caso io curo solo me stesso, non curo gli altri, ma insomma mi sono accorto che andare in giro in questi luoghi, no? Andare a un'intensa osservazione del paesaggio, del paese, del luogo, alla fine assume proprio una nota, diventa proprio terapeutico, cioè il mondo esterno, guardare le cose, ma tutto, una vecchia che attraversa la strada con una busta di mandarini, perfino la macchia di ruggine sul lampione, qualsiasi cosa, se osservato appunto con clemenza, con affetto, intensamente, ti guarisce, ti distrae un po' da questo groviglio interiore. Quindi la paesologia è una scienza poco cartesiana, un po' lontana dal logos, dall'io, o anche dal Novecento, una disciplina quasi precristiana, è un po' legata alla fisiologia, al corpo, cioè io vago in questi paesi col corpo, assorbo un po' e poi lo faccio colare sulla pagina, è un po' un esercizio, qualcosa che ha a fare con gli umori, con i sughi, più che con la testa. Mi fermo qui perché potrei parlare per 4 ore a parlare di paesiologia, ma insomma facciamo dei giri così, è stata una prima idea. In uno dei tuoi libri scrivi è il momento di usare più la gomma che la matita, diciamo. Mi sembra, riferendoti agli spazi, diciamo, di confine fra questo il paese, più ai luoghi giganti. Oggi sul manifesto c'era lui, ho scritto, c'è una mia pagina su un posto che si chiama Villa Ricca, nella terra dei fuochi di cui avete sentito parlare. Sì. E io ho questo pezzo, il 3/4, l'ho dettato per telefono, mi sono divertito. Che io dicevo a questa mia amica che stava all'altra parte del telefono, dicevo, dettavo le insegne, come se fosse un cronista di guerra che stava al fronte e raccontava. Allora segna, estetica globale, segna, vendoro, segna, tutto quello che vedevo. Questa selva di palazzi, palazzine, pompe di benzina, insegne le più strambalate. E appunto in quel caso, secondo me, bisognerebbe un po' usare la gomma, cioè lì, con la matita si esagera, anzi anche senza matita si è costruito lì, si è costruito direttamente anche senza matita. Sì, ma in generale io sono per l'alleggerimento, per la sottrazione, sì. Credo che faccia bene a tutti, insomma, asciugare, perché questo accumulo, no? Questo accumulo che urbanistico, ma anche interno che ci abbiamo, noi siamo in realtà gremiti di oggetti, anche di oggetti sentimentali, di oggetti di pensiero, di oggetti, anche di oggetti fisici, telefonini, poi carica. Secondo me siamo un po' zavorrati, dovremmo un po' lasciare. Quindi la paesologia predica un po', alla fine sta diventando quasi una sorta di mistica, sembra un po' alla buona, ma diventa quasi una sorta di francescanesimo, ma tutto
come esercizio retorico, nel senso poi non è che io ho il telefonino, ho tutto, però vado in giro predicando queste cose, insomma. Quindi qua ve lo posso dire che insomma, diciamo, sono impulsi sempre molto contraddittori, no? Cioè io un giorno il sud un giorno mi entusiasma e un giorno mi avvilisce, è bellissimo questo. È una scienza umorale, una disciplina umorale, non è, ecco, rispetto ai sociologi, agli antropologi, agli urbanisti, che hanno uno statuto epistemologico, insomma, rigoroso, serio, io l'unica bussola è il mio corpo, che è una bussola scassata perché mi dà informazioni sempre. Un paese un giorno provo affezione, è come le persone, uno ti sta simpatico, uno ti sta antipatico, non c'è nessuna. E quindi racconto alla fine queste cose, queste. Magari mentre una caratteristica è questa, che rispetto al giornalista che va in un posto e deve, no? Io qui per esempio parto dicendo che ero preoccupato per fatti miei, non ho dormito la notte, cioè c'è sempre l'inserimento dell'elemento individuale, è la via di mezzo tra l'etnografia e la poesia, quindi in realtà il racconto paesologico è sempre attraversato da questi elementi interni, ma abbastanza pure deliranti a volte, che cosa che non può fare un economista, un sociologo, perché ci manca. Insomma, è una scienza immatura, infantile, non so se è capito quasi niente, ma va bene così. In evoluzione. Diciamo. Sì, una cosa così. Però stasera alla fine qualcosa ne verremo a capo, sì. Abbiate fiducia. Mentre sul tema di quale può essere il ruolo, diciamo, dell'urbanistica nel agevolare, diciamo, questi auspici che ci faceva Franco Arminio, nell'ottica dello scrittore che si è cimentato anche su questi temi, descrivendo, diciamo, gli spazi di confine fra la città e la campagna, che sono urbanisticamente molto in voga, soprattutto in Puglia, anche con il piano paesaggistico, insomma, che tenta di rilanciare, diciamo, l'elemento di fruizione di questi spazi. Mi colpiva un passaggio, e cedo la parola a Francesco Marocco, sul ruolo del periurbano e sul ruolo che l'urbanistica può avere oggi nel tentativo di pianificare questo margine. E leggendo queste riflessioni, diciamo, si avanzava in me il dubbio che non sia semplicemente un tentativo di spostare quasi inutilmente un limite, perché nel momento in cui si può intervenire con la pianificazione del limite del periurbano, si crea comunque un limite che potrebbe essere conquistato, diciamo, da dinamiche che sono presenti dietro l'angolo, che oggi non riusciamo a leggere, a capire, a governare. Domanda complicatissima. Io, grazie per l'invito, quando ho accettato l'invito mi domandavo sotto che forma mi dovessi presentare, se scrittore, urbanista. Questa è la patologia, facile facile. Sì, è chiaro. Che, tra l'altro in questi giorni proprio sto leggendo molte delle cose di Franco e bellissimo, per spiegare la paesologia c'è una frase, non ricordo se nello Zibaldone o in uno dei racconti in cui tu chiedi l'orario a una persona che cammina con te, lui guarda l'orario, non ti dice che ora è e continuate a passeggiare insieme. C'è tutta la solitudine e la poesia. Penso che la vera giustizia della paesologia non sia parlarne, ma sia leggere le cose bellissime di Franco, che sono di un lirismo e di una potenza assoluta. Io che cosa ci faccio qua? Mi hai chiamato tu e quindi mi fai una domanda interessante. Brevemente dico, io scrivo, mi piace, mi dedico anche a questo, però sono urbanista e in una tesi di dottorato che ho terminato da poco ho cercato di capire come la letteratura potesse diventare uno strumento di indagine fenomenologica della città contemporanea, cioè come l'urbanistica al giorno d'oggi non riesce più a risolvere i problemi della città contemporanea, perché la grana dei fenomeni che investono la città si è talmente assottigliata che l'urbanistica dello zoning, l'urbanistica della pianificazione tradizionale non riesce a mettere a fuoco i fenomeni che stanno succedendo. Allora, riprendendo, diciamo, una tradizione del rapporto tra letteratura e città che affonda le sue radici, potremmo dire da Petrarca, perché Petrarca è stato il primo paesaggista, perché scala il Monte Ventoso ed è il primo che è arrivato sulla cima, racconta quello che ha fatto e quindi a tutti gli effetti il primo racconto di paesaggio. Però
tutti i romanzi dell'Ottocento sono romanzi, quindi i romanzi del grande secolo sono romanzi di città, Dostoevskij e Pietroburgo, Tolstoi e Mosca, Dickens e la Austin e Conan Doyle su Londra, Balzac, Stendhal su Parigi, sono tutti romanzi di città. Che cosa vuol dire oggi, che utilità può avere oggi affidarsi ai romanzi nello studio della città? Questa è la domanda che mi sono fatto e su cui ho lavorato e sono venuto fuori delle cose che mi hanno stupito. La cosa bella di fare una tesi è che tu ti fai una domanda ma non sai la risposta, quindi inizi a guardare. Ed effettivamente il periurbano, cioè questo luogo di margine tra città e campagna, che è lo spazio più dinamico dell'urbanistica, è lo spazio dove avvengono le trasformazioni degli ultimi 30 anni nella città, è soprattutto un attrattore di storie, per cui se i romanzi dell'Ottocento sono romanzi in cui l'esperienza è centripeta, cioè solitamente gli eroi dei romanzi dell'Ottocento vengono dalla provincia e vanno nella metropoli perché la metropoli è il luogo dell'esperienza. Oggi è esattamente il contrario, le metropoli sono luoghi in cui l'esperienza che è alla base del racconto, cioè il contatto con l'altro, lo straniamento, anche come dire... Il corpo senziente di cui parla fenomenologicamente Franco, non è più possibile nella metropoli. La metropoli è un luogo blindato dall'esperienza. E quindi che cosa succede? Succede che la letteratura, che per definizione insegue le trasformazioni, si sposta sul bordo, si sposta sul periurbano. Ed è stato bellissimo accorgersi che è veramente così. E quindi se tu guardi molti dei nuovi narratori italiani e fai una mappa della letteratura italiana degli ultimi 30 anni, ti accorgi che da Gianni Celati in poi, Fruttero e Lucentini e se ci spostiamo su anche negli ultimi anni, Walter City e Tommaso Gianni a Roma, Valeria Parrella a Napoli, Giorgio Vasta a Palermo, Giorgio Falco, Gianni Biondillo a Milano, la Puglia è ricchissima di narratori che vanno in periferia, Cosimo Argentina nei suoi romanzi Cuore di cuoio o Per sempre carnivori, Mario Desiati con tutti i suoi romanzi sulla Valle d'Itria, Nicola La Gioia con Riportando tutto a casa. Tutti questi romanzi parlano di vicende, di personaggi che partono dal centro, ma che per avere la storia che è alla base del romanzo, quindi l'intreccio, si svolge sempre verso il bordo. Quindi di cosa ci accorgiamo? Che il bordo ha un'attrazione di personaggi, cioè questo paesaggio che non è ancora stratificato, non è ancora codificato, non è ancora progettato, è un luogo dove la gente... è un luogo da inventare ed è un luogo per reinventarsi. Molto spesso i narratori sono narratori adolescenti in formazione e quindi il loro uscire dalla... faccio un esempio concreto così ci capiamo, Riportando tutto a casa di Nicola La Gioia, il personaggio principale, finché vive nella griglia euclidea del quartiere murattiano, non ha la sua crescita. La sua crescita è quando scavalla il limite della ferrovia e segue... un altro personaggio per le strade di Japigia, addentrandosi nel grande market dell'eroina a cielo aperto che era la Japigia degli anni Ottanta, e quindi lì scopre inizia la propria avventura. Quindi la letteratura ci porta là e ci dà delle informazioni che l'urbanistica non riesce a mettere a fuoco, per cui che cosa si scopre? La scommessa qual era? Riportare poi queste informazioni all'interno di un discorso progettuale, cioè come leggendo romanzi tiriamo fuori qualcosa di utile nel progetto della città. E scopri per esempio che molti di questi personaggi vivono situazioni di ansia che cessano quando intravedono una fermata di un autobus, che non è ovviamente la presenza della fermata dell'autobus, ma è il linguaggio urbano che arriva con la sua sintassi ed è finalmente riconoscibile. Quindi tu quando vedi una fermata dell'autobus sai che puoi essere riconnesso a un centro. Quindi il romanzo ci parla di necessità di connessione. O ancora spesso se pensiamo a Come Dio comanda di Niccolò Manniti, i personaggi ogni volta che hanno un'emozione forte si addentrano nel periurbano, che sia una cava, che sia un grande spazio non progettato. C'è necessità di ritrovare un contatto con la natura
E quindi con una natura che però deve essere intesa come luogo di aggregazione, come c'è un bisogno di progetto degli spazi aperti che in questo momento al periurbano manca. Spazi aperti di contatto con la natura, spazi progettati. Sulla tua domanda il limite si sposta. Il periurbano è talmente, come dire, pervasivo nella matrice del paesaggio contemporaneo che non c'è un limite da spostare. Periurbano è dappertutto, si tratta appunto di fare interventi di svuotamento, si tratta di fare interventi di riconnessione, ma non c'è l'idea non è quella di portare città in un punto e spostare ciò che non è città altrove. No, questo è un paesaggio che non è né città né campagna, ma è più città e più campagna. È una terzietà su cui bisogna lavorare progettualmente. Giovanni, dacci un tuo conforto, diciamo. No, io volevo lanciare una provocazione che coinvolga anche te. L'idea di periurbano, in un certo senso, crea un filo di contatto con l'idea di periferia. Può oggi, e lo chiedo a Giovanni, che si occupa di bellezza e creatività, e a Franco Arminio che si occupa in realtà di paesologia, può oggi il concetto di periferia essere sganciato dall'idea, diciamo, del limite esterno della città? Potrebbe essere considerata periferia anche una parte di questo borgo che ormai è un'enclave all'interno di una città e che nell'inconscio collettivo di una città è uno spazio periferico in realtà, perché abbandonato, perché al di là dell'evento di oggi, è vissuto con diffidenza dopo, diciamo, decenni di abbandono, dove timidamente ci si affaccia al di là, diciamo, di una cerchia ben definita e riconosciuta che è quella, diciamo, più esterna, delimitata dalle mura. Cioè la periferia oggi è solo quella che abbiamo ai limiti, e lo abbiamo anche dentro di noi o dentro le città, in spazi particolari. No, ne approfitto perché è una domanda che credo che mi permetta di mettere insieme una serie di riflessioni che appartengono anche a questa esperienza del tavolo della bellezza, piuttosto che ad altre questioni che, cioè, di cui mi sto occupando. Tu fai riferimento, per esempio, come alla periferia, intesa, cioè, rivolgendoti ai centri urbani, ai centri storici, ad esempio. Io aggiungo a questi anche, per esempio, le campagne, nel senso che noi consideriamo, quando parliamo di città, c'è questo periurbano che probabilmente rappresenta una fascia, vabbè, tutto quello che ha detto Francesco, come dire, una fascia che si estende di parecchio, diventa quasi, cioè, lo spazio più esteso, più importante, più vivo, più caotico. Invece quando torniamo ai paesi, e magari anche ai paesi pugliesi, che conosciamo, che sono paesi piuttosto compatti, lì questa fascia rispetto alla metropoli si assottiglia in alcuni casi, e penso per esempio ai luoghi da cui provengo, che sono quelli, diciamo, della Valle d'Itria, quasi sparisce perché poi sono nuclei compatti, appunto. E quindi in realtà poi lì la periferia diventa la campagna, perché lì ancora è come se fossimo in una fase che appartiene, che riguardo le città appartiene a un passato di qualche decennio fa. Cioè lì c'è l'idea di una città che è abitata, di una campagna che è un mondo, come di Ixunt Leones, c'è questo stacco netto. Ed è uno stacco che poi determina indifferenza, abbandono o, come dire, distacco, non vengono osservate e considerate. L'esperienza che abbiamo fatto con questo tavolo della bellezza riguardava l'idea che in un territorio come quello della Valle d'Itria, diciamo della Bassa Murgia, della Murgia dei Trulli, questo patrimonio dei centri storici e delle campagne, che fra l'altro è il lascito che appartiene a un periodo, diciamo, precedente, la città, quella che noi ormai comunemente abitiamo, è la città degli ultimi decenni, la città del cemento armato in qualche modo. Quella che invece abbiamo, cioè i mondi che abbiamo alle nostre spalle, invece è la città della pietra oppure la campagna, diciamo, dei terreni, degli alberi. Oggi stiamo ritornando a un'attenzione, e ne facciamo un'attenzione, come dire, estetica, anche in qualche modo turistica, dicevo i due termini perché uno ha un'accezione evidentemente positiva e uno ce l'ha un po' più negativa.
però, come dire, è un processo in evoluzione in cui non siamo ancora bene capaci di declinare nella maniera corretta questi due aspetti. Alle volte il turismo è ancora più sfruttamento che cura, e questo termine cura credo che sia il termine più interessante da andare a esplorare. In realtà adesso sembra che questo periodo in cui di crisi, diciamo, noi veniamo dal secolo dell'abbondanza, probabilmente entriamo in quello della scarsità. Questo tempo è un tempo che sembra suggerirci un aumento di cura alle cose, di cura verso i consumi, di cura verso, diciamo, il paesaggio, di cura anche verso la comunità, le persone. E pensiamo magari che questo sia qualcosa di nuovo. In realtà io credo che non sia qualcosa di nuovo, perché in realtà quello che abbiamo recepito, che ci portano, insomma, i secoli passati, e che poi a un certo punto abbiamo deciso di cominciare a consumare, è in realtà la stratificazione di secoli di cura. La campagna è la stratificazione di secoli di cura nei moretti a secco, nelle coltivazioni, nelle colture, nelle piantumazioni. Il paesaggio, insomma, ha preso quella forma come somma di interventi di generazioni che hanno curato continuamente, senza scarti, quel paesaggio. E altrettanto le città storiche, la costruzione in pietra, i dedali di vicoli, di vie, di piazze. Dopodiché invece è iniziata una fase di dissipazione. Quindi oggi non è che dovremmo stare lì ad inventare ex novo questo momento della cura. Dobbiamo, come dire, ritornare, recuperarlo, con però una differenza, perché è evidente che ci deve essere una differenza. E io credo che poi la differenza in realtà sia quella che, mentre prima era una cura che coinvolgeva solamente l'ambito, la dimensione locale, e quindi chi costruiva un centro abitato, come dire, lo faceva come, sentendosi anche un po' chiuso, insomma, in quelle mura, così come chi aveva cura del proprio terreno aveva cura di quello spazio che era il proprio circostante, diciamo, più immediato. Oggi invece questo atteggiamento di cura dobbiamo avere, adesso si usa questo termine glocal, quindi globale e locale, quindi credo che negli interstizi di questa unione che dobbiamo andare a trovare, diciamo, le formule e il senso, diciamo, di questa nuova cura che dobbiamo avere per, cioè, per il territorio, per il paesaggio e per le periferie, soprattutto se poi, come dire, qui ritorno alla domanda di Ferdinando, se riprendiamo a intendere per periferie anche le periferie del tempo, cioè questi spazi che ho descritto sono spazi che appartengono, cioè, nel vissuto più intimo, al passato, i nostri genitori, i nostri nonni vivevano nelle città vecchie o nelle campagne, noi abbiamo visto, cioè sono qualche generazione, le ultime che hanno vissuto in questi hanno abitato queste periferie in qualche modo, cioè le nuove periferie, o comunque i periurbani nella loro accezione, diciamo, più estesa possibile. E quindi sì, insomma, l'idea è quella di riportare un po' al centro, ridefinire questi spazi, facendo con questa attitudine alla cura che, rispetto a quella che, come dire, quella che ci ha consegnato questi luoghi, credo che oggi però meriti di avere un livello ancora aggiuntivo, un livello maggiore, che è quello che ci dice che, oltre ad occuparci di quello che c'è immediatamente prossimo, abbiamo ormai l'onere di occuparci anche, diciamo, di quello che è un po' più lontano da noi, con l'idea che, come dire, ogni comportamento, ogni sguardo che rivolgiamo ha una distanza, diciamo, oggi molto maggiore, diciamo, di quello. Non è come. Ha una distanza molto maggiore, insomma, ha una distanza, ha un campo di azione, di perturbazione molto molto più lungo. Passo il microfono a Franco e contemporaneamente, come dire, mi congedo, come dire, con i miei 5 secondi di vergogna, provvisoriamente, con un termine caro, la provvisorietà, cioè, è una questione che sono molto cara a Franco, quindi, perché ho un'altra questione a Bari in cui sono impegnato, quindi mi congedo e quindi vi saluto, salvo un'ipotesi che io possa persino rientrare in tempi quasi utili. È difficile. Non farle Ciao. Posso alzare?
Sì. Sì, mi vedono pure meglio. Ah, e siccome chi mi ha... Ah, sì, è vero. Siccome chi mi ha preceduto ha detto delle cose sapienti e mi sono dispensato da aggiungere altre cose intelligenti. Ultimamente mi piace... No, questa questione del margine, l'hai detta molto bene, è un po' pure una mia ossessione. Cioè, in realtà il centro è morto, ma non il centro storico, queste case. È morto il centro dove Roma, Milano, i luoghi dove appunto le persone pensavano che accadevano le cose. In realtà non arriva più nulla dal centro. La musica, la letteratura, le esperienze arrivano ormai tutte dalla periferia. E il nord del mondo anche, secondo me, è morto, perché poi c'è il cuore economico del mondo, ovviamente è ancora attivo perché insomma, è come una stella muore, ma poi passeranno. Però come poetica insomma, non ha più nulla da dire, il capitalismo secondo me è assolutamente finito. È finito il Novecento, è finita la modernità, azzardo questa cosa. E quando è successa, chi è l'assassino di questa? L'assassino è una cosa che si chiama rete e che è nata in un'estate del 1969 in America, in un momento in cui noi pensavamo che la cosa più importante fosse il fatto che gli americani, che l'uomo andava sulla Luna. Popolo strano, gli americani, tutto, noi gli andavamo dietro, già finalmente andiamo sulla Luna. In realtà stavano facendo una cosa buona in quel periodo, due computer si collegavano per la prima volta e quindi nasceva la rete. E questa creatura, che poi chiamiamo la rete, io penso, ma questo è molto difficile e lungo spiegare perché, ma ridimensiona molto lo spazio e il tempo, riporta al centro il luogo, riporta al centro il mito, l'arcaico, e quindi riporta al centro chi stava dietro, chi con la modernità stava dietro, paradossalmente con la rete va avanti. E quindi quello che la retroguardia diventa avanguardia e viceversa. Poi farlo capire alle persone è un'altra storia, ma il senso è questo, per cui non è più a Bisceglie, non è più Milano la cosa che manca a Bisceglie, ma è Bisceglie la cosa che manca a Milano. Quindi quando negli anni 60, 70 si lasciavano questi posti, si andava a Milano e si tornava e si facevano le case così, sapete tutto, le palazzine, che è stata ad imitare Milano, e quindi Bisceglie questa qua non serviva. In realtà oggi c'è questa cosa qui che a Milano non c'è, e questo è la sagra del futuro. Io questa serata l'avrei chiamata sagra del futuro, non magari non so come l'hanno chiamata. Calice, ma non cambia niente. Quindi in realtà noi siamo in un momento in cui ce la stiamo giocando un po' distrattamente, ma è un momento importante per i luoghi, tra virgolette, marginali, piccoli paesi, le cittadine come Bisceglie, magari non blasonate, eccetera, perché siamo in un momento in cui appunto ogni luogo diventa centro e ogni persona diventa in qualche modo con la rete un centro, un punto da cui, no, nascono delle cose. E dobbiamo solamente convincerci che siamo dentro una rivoluzione che paradossalmente per la prima volta forse nella storia ci mette quantomeno alla pari con gli altri. Bisceglie e Bisceglie, Parigi e Parigi, vabbè. Ma non c'è più il discorso che c'è qualcuno che sta più avanti, che tira. Le direzioni sono... No. Cioè può comparire sullo stesso palcoscenico. Assolutamente, questa è la mia idea. Ma credo anche che nei prossimi decenni, ma in modo molto veloce, vedremo questa cosa in cui veramente poi ci sono le politiche, sono ancora basate sulla città, l'Italia è una nazione strana, i paesi, le montagne non, come se non esistessero, ma questo è un discorso, ma su macro, diciamo, la rivoluzione della rete assolutamente mette, quindi quello che noi pensavamo di essere arcaici, ma in realtà l'arcaico oggi è la cosa importante. E quindi questa idea piccola che abbiamo dei luoghi, dei piccoli luoghi, dobbiamo assolutamente metterla da parte. Quando uno dice, io sto in periferia, non è più così, oppure sto a Bisceglie, quello sta a Bari, no. Questa è la... Però
Che cosa, perché non accade questo? Perché, questi, perché noi abbiamo, è come quello che sta in ospedale, che si è abituato alla bottiglia d'acqua sul comodino, alla mela cotta. Il primario dice, guarda, signor Aramino, lei è guarito, domani può uscire. Dice, ma dottore, mi sento ancora male, mi fa male la cosa, vuole stare qualche altro giorno. Perché in realtà ci siamo abituati a questo gioco piccolo, ci fa paura stare in prima linea. E poi abbiamo un nemico nelle piccole comunità, un nemico molto forte, che io chiamo lo scoraggiatore militante, che veramente sembra che a volte diventa anche sindaco di questi posti. Non lo so, se spero non sia il caso di... A me mi è successo, io giro molto per i paesi, mi è successo di parlare con dei sindaci che erano proprio degli scoraggiatori militanti, cioè persone così, che non ci credevano, domani una gambon de carla, che me fa qua, cioè, perché hanno un'idea piccola del... E quello che, se noi riusciamo a far saltare questo tappo, questa idea che luogo piccolo, si fanno piccola vita, noi facciamo la rivoluzione, e ha senso stare in questi posti, perché qui si può fare la rivoluzione. In città non... Cioè il mondo che viene, il nuovo modello di consumi, di creatività, si può sperimentare, si può attecchire, si può costruire sul margine. Questa è l'avventura. Ma giocatevela voi, io sono... D'accordo. Siete d'accordo? Spengo il cellulare a proposito di modernità. Ci vuole il microfono per la... No, non saprei più formularla. Allora, formula a lui, che è bravissimo. No, io la devo formulare ad entrambi perché ne avete parlato voi. È un'idea che nasce qui in Italia, qui nel sud, questa periferia, questo spazio tra campagna e città, o è qualcosa che viene... cioè abbiamo ancora una volta assimilato l'idea di un altro posto, di un'altra nazione? Mi sono spiegata? Perché per potervi seguire, cioè perché state... Do la parola a Francesco, che è un urbanista qualificato, io sono un autodidatta, diciamo, della materia. Che nasce qui da noi, è un'esigenza tutta italiana, tutta del sud. Non esattamente tutta italiana, tutta del sud, la città europea ha, come dire... Il concetto del periurbano è partito dai francesi, da Donadieu, che è un paesaggista francese che però viene spesso da noi, e da noi intendo ama molto il sud Italia, quindi è spesso da queste parti. E sono loro che iniziano ad accorgersi di un nuovo tipo di campagna, che non è più la campagna abitata, non è più un luogo da difendere in maniera bucolica, è il vero materiale di progetto, il luogo dove si stanno... Sì, è chiaro che possiamo pensarlo per le città europee, non possiamo pensarlo per le città americane. Quando andiamo nelle città americane, tutte le nostre retoriche ecologiche di consumo di suolo lì non hanno nessun senso, perché le cose sono talmente... Anzi, c'è una vera traduzione spaziale del desiderio americano della propria fetta di spazio e del poter stare il più lontano possibile dall'altro. Quindi vai là e ti rendi conto che... ma poi anche perché loro dovrebbero preoccuparsi di non urbanizzare come dobbiamo preoccuparci noi italiani? Loro hanno talmente tanto territorio che non è forse neanche necessario. Però in realtà la crisi in questo ci ha dato un'opportunità alle nostre città europee, che è quello di porre un freno. E quindi guardiamo la crisi e il collasso economico da un punto di vista positivo. Cioè, se le nostre città fino agli anni 50 hanno mantenuto pressoché un'estensione identica per secoli e in taluni casi millenni, questa estensione si è da triplicata, decuplicata, centuplicata nell'arco di 50 anni. Quindi è normale che la disciplina urbanistica si
interroga sulla questione del consumo di suolo, sul riscaldamento, sulle frane, sulle alluvioni. Adesso abbiamo un'occasione che è quella di non poter più urbanizzare perché la bolla edilizia è scoppiata, quindi costruire case che nessuno abiterà con soldi che nessuno ha né per costruirle né per comprarle, finalmente si è capito che non ha più senso. Quindi la scommessa della disciplina adesso è di lavorare sul recycling. C'è una importante ricerca che stanno conducendo, credo siano 13 università italiane con i loro dipartimenti di urbanistica, declinare il concetto delle tre R, reduce, reuse, recycle, a seconda dei diversi contesti. Ed è una sfida interessante, cioè capire che non si può costruire nuovo, ma bisogna riqualificare il vecchio, ridare nuovo senso anche, non solo nuova funzione, ma anche nuovo senso a ciò che era dismesso e che invece può essere... come dire, la nuova occasione per la città. Questo in Puglia, per esempio, stiamo lavorando sul paesaggio delle cave, che è una cosa anche molto bella. Cioè, la Puglia è la terza regione, Biceglie tra l'altro è un territorio con una intensa attività estrattiva, è la terza regione per numero di cave e questo stigma del cavatore spesso che è anche associato ad una attività delinquenziale, ad un vuoto legislativo per cui uno saccheggia il territorio e lo lascia così, e invece non è esattamente così, c'è una cultura del recupero, c'è una cultura del progetto e della riqualificazione del territorio che attraverso strumenti di pianificazione che la regione sta mettendo a punto, dal nuovo piano paesaggistico al piano regionale per le attività estrattive, al coinvolgimento poi di tutto un settore, è tutta una filiera di produzione legata alla pietra che ha intenzione non solo di fare soldi ma anche di lavorare il valore del paesaggio. È per fortuna una cultura che si sta diffondendo in tutti i settori. Io voglio pensarla, insomma, positivamente stasera, quindi penso che la disciplina si è messa in moto e in questo appunto l'apertura verso contesti extradisciplinari come può essere quello della letteratura che ti dà indicazioni che altre discipline non ti potrebbero dare, sicuramente ci dà una mano. C'è una frase bellissima di uno storico francese che dice che uno storico guarda il paesaggio come se lo vedesse da una mongolfiera e uno scrittore guarda il paesaggio come se lo attraversasse a cavallo. La cosa bella dell'urbanista è che non deve scegliere tra mongolfiera e cavallo, ma che deve prendere tutte le possibilità delle strategie dello sguardo sul territorio e cercare di metterle insieme in chiave progettuale, ovviamente. Grazie. Volevo prendere spunto, diciamo, dall'input sull'idea di rete che ci faceva prima Franco Arminio, prima di passare poi la parola a domande, per chiedergli se questa nuova esigenza, diciamo, di riposizionamento che hanno gli spazi e le città, i paesi, i borghi, come si lega al problema della perdita di identità che gli abitanti, i residenti, coloro che frequentano questi spazi poi hanno, diciamo, stratificato negli anni, per cui omologandosi ad un'idea, diciamo, di sé che è proiettata verso la Milano di turno, per esempio. Quindi qual è il ruolo dello scrittore paesologo e dello scrittore urbanista nel tentativo di rilanciare, diciamo, un senso, l'acquisizione, diciamo, il processo di riacquisizione di un'identità dei luoghi e degli umani che abitano quei luoghi? In effetti questa serata già è una... già si scrive in un processo di ritorno, no? Noi abbiamo rottamato la civiltà contadina, l'Italia, diciamo così, appunto arcaica, per inseguire la modernità incivile, e queste esperienze poi fatte bene, fatte male, ma insomma stanno in un meccanismo di ritorno, la gente vuole riannodarsi a qualcosa. Per esempio l'elemento comunitario che negli anni 80, 90 era stato molto... ci eravamo rotti in qualche modo, urbanisticamente ma anche psicologicamente, cioè ognuno aveva dato in qualche modo addio agli altri. Con la crisi torna l'esigenza
vediamo che fanno gli altri, mettiamoci insieme, mangiamo insieme, andiamo con la stessa macchina. Insomma, anzi, in questi posti in particolare dove c'era e c'è ancora, in America è pure un'altra storia, ma qui la traccia comunitaria in fondo è ancora presente. C'è stato qualche decennio di appannamento, ma secondo me nei prossimi, quindi non è questo il grande problema. Cioè, l'Italia ha ancora una grande... c'è ancora una memoria del luogo, c'è ancora, e i ragazzi la stanno anche in qualche modo riscoprendo. Io non sarei preoccupato. Tra l'altro sta cambiando anche l'idea di bellezza. Pensate per esempio alla Lucania o a Matera. Cioè quei posti 100 anni fa erano considerati brutti, e adesso è, appunto, sono bellissimi. Il paesaggio lucano adesso è solenne perché è vuoto. Quando l'Italia era tutta così, nessuno se ne accorgeva che la Lucania era bella. L'Italia si riempie di capannoni e officine, arriva a un punto tra Matera e Candela dove non c'è niente, e tu dici, ah, cazzo è bello. No? Ma l'idea stessa, Urbino, Pisa, Ferrara, Firenze, in qualche modo sono luoghi che hanno già parlato, che hanno già detto. Tu vai e dici, ah sì, c'è la torre. In realtà magari oggi è più bella Cracovia, perché tu vai e dici, ma no? Quindi un paese morto, che poi è morto, un paese... non è morto, non ci sono gli uomini, ma ci sono le farfalle, le bisce, le capre. Quindi anche i canoni estetici, per cui c'è il luogo importante, il luogo minore, la Cappella Sistina, vanno rivisti. In realtà oggi c'è una bellezza anche appunto nell'alluminio, nell'incrocio di fregio e sfregio, negli spazi di cui parlavi tu. E sta nascendo nelle persone anche una nuova... C'è gente appunto che viene ad Aliano, al festival, a vedere il niente, no? Appunto, cioè... questa idea qui, ma adesso sono delle avanguardie che vanno in questo. Io credo che fra qualche decennio diventerà normale pensare appunto che si può stare in un bosco dove non c'è, solamente per la luce. E questo ci avvantaggia enormemente, perché insomma la luce che c'è in Puglia e in Lucania non c'è sicuramente a Venezia o a Milano. Quindi, vedi, noi abbiamo un sacco di cose al nostro vantaggio per i prossimi. Si tratta di resistere ancora in questa fase un po' così, un po' interlocutoria. Ma poi io credo che proprio il treno della storia si metterà decisamente dalla nostra parte e quindi saremo chiamati a guidare, e questa è la mia utopia. Ma se voi ve la sentite, se no io vado da un'altra parte. Cioè io vado in giro per trovare, come dire, guidatori. Questo. Diciamo che non c'è un'alternativa all'utopia. Appunto anche, cioè se vogliamo così considerarci ancora un vagone di una locomotiva che non c'è più, noi dobbiamo... mettere noi il carbone, andare, mettere noi il fiato, mettere noi qualcosa, non so qual è il combustibile, ma la comunità è già un combustibile notevole, perché insomma dove non c'è proprio, cioè in America, non è che la fanno, cioè dove la vanno a prendere, non l'hanno mai avuta, cioè noi dobbiamo togliere un po' di polvere che è caduta in questi decenni, ma insomma, ma certo che c'è. Prego, problemi ci sono sempre. No, per fortuna ci sono i problemi al sud, sennò... No, e forse il problema è che il sud ha la tendenza a lamentarsi, cioè la lamentela, penso che tu la incontri, no? Nei paesi lo scoraggio delle militanti. Quindi c'è questa lamentela che è improduttiva, quindi forse liberandosi di questo difetto, non so... ma perché la lamentela nasce dal fatto genetico, che tu, perché c'era una fine mimetica, cioè tu dici io perché mi lamento, perché qua non c'è l'ospedale, qua la gente non è puntuale, qua non c'è il lavoro, cioè perché il modello era l'altro, no? Sì. Cioè, è chiaro che se tu assumi il modello che dove si guadagnano 4.000 euro e qua se ne guadagnano 1.000, ti devi lamentare per forza. Se tu invece ribalti la cosa e dici noi siamo noi, cioè, e qua è la capitale, qua, e a quel punto quello che c'hai è oro, la cicoria, la fava, il sole, ma devi toglierti dall'idea questa cosa che devi diventare come quell'altro. Se tu devi inseguire e non ce la fai, è chiaro che ti lamenti. Cioè, quello che, insomma, è una rivoluzione proprio profonda che deve arrivare nella testa delle persone. E questo fa saltare la lamentela, perché vedi qui tu... Cioè, se tu ti senti un ricco possidente, se tu dici io a Bicelli sono al centro del mondo, il problema poi è degli altri, a Milano si devono lamentare, ah che bella la luce. Cioè, fare una cosa all'aria aperta a fine novembre, non se lo possono permettere tutti quanti. Vabbè, c'è qualcuno che sta un po' tremando, tipo Francesco Marocco. Non è che altre... ma io da paesolo che mi sono attrezzato. Potete prendergli un plate, poveri. Ma insomma... Non male.
Allora, in questo caso no, termino, perché trovo la risposta in un passaggio del tuo libro, Terra Carne. Dice a un certo punto: ognuno è chino a fare la manutenzione del disastro della propria vita e quello che accade ai luoghi non fa problema. Quindi se ripartissimo dai luoghi, se ognuno ripartisse dal luogo, forse riuscirebbe a vivere anche meglio. Ma noi oggi, io devo dire la verità, io trovo più avanti il paesaggio che le persone, nel senso che paradossalmente se dovessi fare un restauro è più delle persone che del paesaggio, perché nonostante tutti gli sfregi, cioè la Puglia c'è ancora, non so se ci sono i pugliesi, questo vale anche per i campani, noi la luce, il sole splende ancora, gli ulivi esistono, cioè... È l'uomo che è difettoso. Però resistono in questo modo. Cioè non è poca cosa tenere tutti questi ulivi. Non è... Io volevo dire due cose, una brevissima riallacciandomi proprio all'osservazione che faceva Angela, alla tua risposta, e l'altra che cerca di incastrare tutti e tre i vostri interventi iniziali. Quando Angela dice il problema per noi è, e comincia a declinare i problemi, probabilmente uno dei problemi è immaginare che si debba vivere senza problemi, quindi inseguire un modello in cui c'è un ospedale perfetto, una ferrovia perfetta, una nazione perfetta, tutto perfetto. E quindi, dopo che ti devi solo ubriacare, come fanno in Svezia. Immaginare che si possa vivere senza i problemi è uno, secondo me, dei problemi iniziali. Ho posto questo gioco di parole. L'osservazione che facevo ascoltando assieme i vostri interventi, e giustamente Giovanni diceva la cura, tornare a quella che è un'antica preoccupazione di chi vive, quindi di chi è presente, non di chi se ne va, ma anche la partecipazione data da, cioè solo se vivi, le persone che avevano cura di quei luoghi e perché ci vivevano, non erano degli specialisti, no? Non erano urbanisti, non erano restauratori, non erano politici, erano le persone che vivevano e naturalmente avevano cura perché vivevano. Cioè non era una, non perché non ci debbano essere gli urbanisti, però dico, lo spunto dell'urbanista è utile, ma è chi vive deve aver cura. In pratica il non andarsene, quindi questo spazio interstiziale, questo tempo, attendiamo che qualcosa cambi e non ce ne andiamo. Però non può essere attendiamo, secondo me, no Franco? No. Una forma di azione, non possiamo attendere che qualche cosa cambi. Questa è forse la cosa che mi è sfuggita. Dobbiamo andare, però magari dobbiamo rimanere fermi. È un movimento, è una postura mobile, ecco, i dintorni. L'idea di paese cambia, c'è il territorio, c'è la bioregione, c'è la rete per cui tu stai qua ma stai pure lì, insomma l'idea di residenza è un po' cambiata, ma è cambiata anche, e quindi, ma pure l'idea di persone, l'idea del tempo, cioè un giorno oggi non è come un giorno 30 anni fa, oggi una giornata è, tu in una giornata puoi avere cura, puoi avere un momento di divertimento, puoi avere un momento di solitudine, puoi avere un momento di folla, cioè poi questa epoca ti consente di prendere un sacco di cose, non sai portare il broncio a quest'epoca o a questo luogo, perché sennò non ci votiamo. Tra l'altro quelli, sai che fanno quegli stronzi del nord del mondo? Cioè loro hanno interesse a che tu hai l'idea piccola di questo, se cioè, tu dici Miceli non vale niente, quelli ti fanno come fanno con la Grecia, ti fanno perdere l'idea del luogo. Poi tu te ne vai e loro si vengono a comprare la casa tua a quattro soldi e ne fanno un grande villaggio turistico. Noi dobbiamo dire, noi abitiamo questo dei castelli, questo è un paese fatto tutto di castelli, sono tutte torri. E dove cazzo la trovi in un paese così? Cioè dobbiamo cominciare a far scattare questa idea. Fatelo voi un paese di castelli. Vi sceglie la città dei 300 castelli, ma dove? Va là, già questa, no? Questo lancio, questo... Già cambia la... A Sant'Egidio ce ne sono 5 di Torre, qua ne abbiamo 300. Che siamo stati più bravi. Quindi no, assolutamente non ve ne dovete andare, cioè ci mancherebbe. Che facciamo? Siamo qua per dire andiamo? No. Stato in Calabria qualche giorno fa, ho detto ai ragazzi, chi di voi vuole andare via? Tutti quanti hanno alzato la mano. La Calabria è messa un poco peggio della Puglia, però è stato un momento... Poi abbiamo fatto 2 ore di discussione con i ragazzi, di capire... Ma secondo me, tra l'altro prima te ne potevi andare a Milano, ma dove vai? Cioè, ma dove vai? Ma tu ti avvii se dici a Milano. Stanno andando in Australia, stanno andando...
Ah no, sì, se uno vuole fare l'etologo, no? Magari in Australia è un posto di avanguardia. Ma se vuoi fare il paesologo devi stare qua, perché... E certo, devi rimanere. Ma non mica solo io, qualche bravo urbanista, qualche brava... Se vuoi fare il pane buono, qua si fa ancora il pane buono. Qua si possono fare un sacco di cose. Ma pure perdere tempo, qua è una cosa che ancora si può fare. E mi sembra... No, ma questo... Cioè, sapersi fermare è ancora una cosa che sappiamo fare. Accorgersi che è morto qualcuno, andare al funerale, è pure una cosa che ancora sappiamo fare. Sono competenze, tra virgolette, che ancora abbiamo e non dobbiamo perdere. Perché se tu perdi pure se come che... Cioè, se non ti accorgi che qualcuno soffre e lo consoli, sono... Il Sud ha queste abilità ancora. Se perdiamo queste abilità diventiamo... Ecco, questo sterminato parco di cretini, che turisti che girano per il mondo, così dobbiamo essere... abitanti, lieti, anche dolenti, ma... No. Abitanti militanti. Abitanti militanti, bravo. Beh, questa la devi... Abitanti militanti, va bene. Non te la rubare. Come l'altro, qual è? Non me la rubo, l'antropologo. Urbanisti militanti. Viaggiatori. Fa freddo, signori, ci dispiace, ma non è colpa nostra. Chissà, ma non ci riscalderemo. Il problema, per esempio, per fare l'architetto in Italia è difficile. Io oggi sono ottimista perché è tornata la mia fidanzata che però vive a New York e fa l'architetto, questa, che si nasconde sotto. Quindi io stesso che sono un fermo convincitore di... Ci ha fatto un esame studiando Vicenza. Cioè io che sono convinto che bisogna smettere di lamentarsi, che ho condiviso il progetto dell'ottimismo di questa regione, comunque ce l'ho in crisi, eppure sento di avere fatto delle cose, sento di aver avuto e di avere dato, e quantomeno di averci pensato al rapporto con la mia terra, però ci vuole molto coraggio per restare, ma molto coraggio, ci vuole anche molta fede, perché poi alla fine, come molte cose nella vita, come l'amore, come un sacco di cose, anche diventa una questione di fede. Cioè tu devi scegliere una cosa sapendo che la scelta che hai fatto non lo puoi sapere se è quella giusta, se andare o restare, scegli e vedi che succede. Non so... Cioè, dico, è complicato, forse non basta la militanza, cioè forse ci vuole più fede. Militanza religiosa. Quello che posso dire sicuramente è che in questo la disciplina urbanistica mi sembra ancora una volta che ci dia un messaggio positivo, perché ormai è diffusissima la necessità di guardare agli spazi non solo come spazi pieni o come spazi vuoti, come costruito e non costruito, ma soprattutto come luoghi delle relazioni, e quindi l'urbanistica lavora sulle relazioni adesso. Questa è una cosa fondamentale. Quindi io dico, l'urbanista, alla domanda che facevi tu, l'urbanista risponde in questo modo, lo scrittore come risponde a questo? Risponde con una cosa che si chiama onestà. Tu rispondi, ti attacchi al luogo se sei una persona onesta, se uno scrittore onesto, se fai quella scrittura senza trucchi che insegna Carver quando dice che nella scrittura niente trucchi. Se vuoi fare scrittura, se vuoi fare letteratura, non puoi fingere, devi essere onesto. E alla fine, se questa come dire, onestà e verosimiglianza della scrittura e il contatto con la verità, che ognuno davanti quando scrive sa se quello che sta scrivendo è una cosa onesta o se è invece un artificio per sedurre un lettore, questa stessa capacità di discernere una verità, qualunque sia, è quel tipo di esperienza che ognuno deve fare se vuole rilanciare se stesso e il paesaggio. Grazie. Qualcuno vuole chiedere qualcosa ai nostri ospiti? Dovrebbe parlare l'architetto che sta a New York, come ci vedi voi qua? No, allora parla il fratello dell'architetto. Che sta a New York? No, io no, sto qui, lavoro qui, sono innamorato della mia terra. Però sì. Però approvo al 100% quello che sta facendo mia sorella.
Indipendentemente dal fatto che uno possa essere innamorato o meno della sua terra, io penso che la disciplina, come dite voi, insomma, la disciplina urbanistica debba essere disciplina nel momento in cui possiamo essere visti come bambini. Allora, faccio un esempio. In Cina, se porti in una macchinetta alla stazione 12 bottiglie di plastica per il riciclo, ti danno il biglietto del treno. Questa è disciplina, cioè far capire alla gente che cosa significa amare il proprio territorio, anche attraverso piccoli trucchetti, diciamo. Questo è secondo me. Poi per il resto, combattere una battaglia che dura e può durare anche decenni, a mia sorella che è piccolina dico: stati lì e vai avanti per la tua strada. Grazie. Quindi io volevo sapere come ci vedi? Devo dire, mi vedo bene. Sì, ma te lo dici, ma te lo dici. Mi vedo molto bene. Il problema è che queste cose le ho fatte anch'io, ne ho fatte molte anche quando ero all'università, ma trovare le persone che ti seguano e che vogliano fare le stesse cose che vuoi fare tu, nel senso di cambiare le cose, di rivoluzionare, è troppo difficile. Allora io ho cercato di fare tante battaglie, ma quando ti giri e vedi che dietro non c'è nessuno, e allora a quel punto vita la voglio spendere come voglio, sì, o al meglio. E quindi New York te la sta dando più questo, ti riempie? Sì. Tu vai via con lui. Traditore infiltrato. Beh, 3 settimane, vabbè, periodo natalizio. Avete chiamato un traditore. Io ricordo solo una cosa, io sono stata in America una vita fa, io ricordo solo, no tesoro, siamo 4 gatti, io ricordo solo una cosa terribile, a me l'America non è piaciuta, tranne questi spazi meravigliosi, sterminati, vabbè è chiaro, grandi laghi, tanti alberi, cose che io qua, però io ricordo una cosa terribile, nella metropolitana, un signore ci ha sentito chiacchierare, perché parliamo ancora dopo 40 anni, io e mio marito, mi disse: siete italiani? Sì, non vi fermate qui. Non è che io l'abbia preso come verbo, ma io dopo quelle tre settimane, quel mese passato tra coast to coast, non mi ha preso. Io adoro il mio paese, adoro l'Europa, sono un europeista convinta, vorrei che non si uscisse né dall'euro né da niente, che prendessimo il meglio della Germania, che noi dessimo il nostro centro storico, l'America, certo, però tesoro io ti auguro, guarda, io ho un unico figlio che non lavora purtroppo, si arrangia eccetera eccetera, e noi siamo i genitori che lo vogliamo mantenere. Però ahimè, dobbiamo stringere i denti e lavorare qua. Ma qua significa anche non volersi lamentare, perché restare qui e dire vabbè mi arrangio, faccio qualcosa, un po' mi aiutano i miei genitori, però comunque continui a lamentarti, c'è niente da fare. Vabbè, non è che la vita non è un lungo fiume che scorre tranquillo. No, però... Franco, rispondi a questi che se ne devono andare in America. Ma lei mo sta qua, va poi se facciamo qualcosa viene. No, vieni, costruisci un altro. Non è una cosa seria. Prego. Microfono. Franco diceva che gli piaceva passeggiare e notare la grondaia con un po' di ruggine, i segni del tempo, del luogo.
Franco, ma la domanda è: se poi diventiamo tanti, la ruggine la tolgono? E poi che cosa? Che no, cosa questa è una domanda seria. Questo per rientrare nel discorso della periferia, che resti periferia o un enclave, come diceva Ferdinando, è da tutelare e da proteggere così com'è, o la vogliamo cambiare e peggiorare? Perché a me piace l'idea che hai espresso inizialmente di girare e guardare i segni del tempo, che spesso vengono cancellati. Allora dobbiamo stare attenti ai concetti pure che, di cui parlava l'urbanista. Molto spesso le città sono governate da fenomeni di soglia, di portata, così si sviluppa un centro urbano, no? In base alle necessità dei luoghi, delle persone. Dobbiamo tutelarle o le vogliamo rovinare? Qua è una sottile linea questa, bisogna stare attenti, perché io vedo che quando ci sono degli interventi nei centri storici si peggiorano le cose, non si migliorano. A me piace l'idea di girare e guardare le imperfezioni, essere attratto o distratto da tutto questo. Secondo me va tutelato, bisogna essere attenti in questo. Che ne pensi? Ma è chiaro che l'idea, quello che conviene a me, magari non conviene al proprietario di quella casa. A me magari piace un muro scrostato, magari ci piove dentro e quello dice: ma io la devo restaurare. Insomma, io sai che cosa mi sento di dire? Intanto, perciò mi piacciono i paesi, la città è una glorificazione dell'uomo, c'è solo l'uomo in città, no? I palazzi, tutto è fatto dall'uomo. Nel paese sei un po' su un bordo in cui c'è la casa, ti affaccia e c'è la gallina, quando c'è il serpente, c'è la natura, vedi la nuvola. Quindi secondo me nel ragionare dei luoghi, immaginare che i luoghi non sono solo nostri, cioè far sì che in un luogo ci sia spazio per noi, per le formiche, per le vacche, per le pecore, per gli uccelli, già, cioè fare un passo indietro proprio nella... Vedi, noi in ogni occasione siamo sempre ossessionati ormai da questa... Cioè, siamo ormai una creatura solitaria, abbiamo dato le spalle a tutte le altre... Poi vabbè ci prendiamo il cane per giocare, ma... E questa cosa qua non funziona, noi dobbiamo riannodarci al mondo e alle creature che stanno nel mondo, come una creatura tra le altre, se no non... Cioè questa arroganza dell'umano, che vuole progettare tutto, le città, le campagne, le altre, poi fai pure la tana alla formica al posto suo, e che cazzo, fatti i cazzi tuoi, se la fa la formica la tana, se dove vuole lei. Cioè questa dimensione qui bisogna in qualche modo salvaguardare. Poi a me piacciono le rovine, per esempio, restaurare le rovine trovo sia una cosa assurda, però poi magari il sindaco dice: ma questo è pericoloso, dobbiamo... In generale... A me piacciono i luoghi dove puoi fare delle esperienze. Se io vado a Firenze, mi stendo e arriva il vigile e mi dice: no, non ti puoi stendere perché non c'è... E quindi che cazzo? Sì, è bella Piazza della Signoria, ma me la posso vedere anche in un libro. Capito? Quindi è l'esperienza la cosa. Il concetto di tutela di queste periferie, se di tutela vogliamo parlare, dove vuole arrivare? Cioè, come intendiamo tutelarla? Ma non ci sono parole d'ordine decisive, di volta in volta si definisce in base a che cosa succede in quel luogo. Non è che l'urbanista arriva dalla luna e decide che in quel luogo... E se gli abitanti dicono: qua dobbiamo portare le vacche nel centro storico di Biceglie, perché... E portiamo le vacche, e poi l'urbanista ci dice tecnicamente magari come fare stalle qua dentro, ma lo decidiamo noi, cioè, ma guardando il luogo, anche quella che va a New York, ci può dare una mano, perché guarda, dice: a New York le vacche le fanno così, e va bene, quindi noi non dobbiamo né chiuderci né inseguire chissà che, questo no, cioè è una tutto è anche molto provvisorio, anche l'urbanistica, la vita è provvisoria, le posture, non ragioniamo per... Se no facciamo l'errore del Novecento, dei grandi caselli, dobbiamo... Le uscite sono... Cioè non è che tu devi uscire a Bisceglie centro, te ne puoi pure uscire un poco prima. Non so se hai capito cosa voglio dire, un atteggiamento un po' più mosso, più... Perché io credo che l'epoca che viene ci chiami a questo atteggiamento flessibile. Se noi ragioniamo in modo... No, periferia, centro, cosa... anche l'economia, il lavoro, è vero che ci vuole il lavoro, ma... Possiamo pure arrivare piano piano a una società in cui il lavoro viene un poco...
ridimensionato. Ci vogliono i soldi, ma possiamo pure ragionare che ce ne vogliono di meno. Non è che dobbiamo dare per scontato che dobbiamo vivere, che per forza... Uno possiamo pure metterci d'accordo che non lavoriamo più e aspettiamo tutti quanti la morte insieme e ci divertiamo così. Potrebbe essere pure una decisione che prendiamo. Tu non vai più l'architetto, io non faccio più il paesologo. Ci mettiamo d'accordo e aspettiamo... Ma per dire... Se vai a lavorare e non ti danno manco due pomodori e una carota. Però noi lo dobbiamo dire che possono, no? Cioè che certe logiche vanno affiancate. Se noi accettiamo, no? Ma non tu, dico, come meccanismo... Se noi accettiamo che bisogna fare come i tedeschi, come sta accadendo appunto in questi anni in Italia, e poi non ti trovi perché non hai la stessa marcia. Se tu c'hai una 500, c'ha 4 marce, loro c'hanno una macchina che c'ha 8 marce, e... 12 telecamere. Non ce la fai. Quindi io dico, stiamo qua, ragioniamo su questi luoghi, essendo molto aperti al mondo, a New York, ma io dico anche alle galassie, aperti a tutto, e vediamo giorno per giorno che riusciamo. Tu, ognuno esce un poco fuori, lui fa lo scrittore, tu te fai panettiere e falegname, lei fa architetta e bidello, tu fai... usciamo un po' dai mestieri, spargiamoci un po' nel mondo, no? Usciamo dal professionismo, diventiamo un po' dilettanti di nuovo, no? Siamo capiti, eh? Un po' più... Io direi a Mario... Un abbraccio anti-gelo. La prima forma di tutela per il luogo è far succedere delle cose in quei luoghi. Al di là, diciamo, dei cantieri, dell'urbanistica, sì, cantieri non... E quindi... ve lo ricorderete, infatti, se vi ammalate meglio ancora. Infatti... E quindi chiuderei con delle parole di Franco Arminio, che scrive in Terra Carne: adesso le piazze sono in crisi, la diserzione dei paesi comincia dalla diserzione delle piazze. Partendo, diciamo, da queste parole, noi abbiamo voluto questo evento in questa piazzetta che abbiamo potuto vedere frequentata e ancora viva, anche per il ruolo che ha quella fontana che in tutte le ore del giorno e della notte viene usata da tutti veramente. Uno in particolare stasera, no, ma... e si voleva far notare, non era una sete psicologica, era un bisogno di attenzione, voleva essere chiamato. E quindi, per farci perdonare, vi diamo appuntamento a quest'estate con un altro evento dove magari, se vorrete, io vengo volentieri. Siamo classico e moderno. C'è una contaminazione.